Il MART di Trento e Rovereto, il museo dunque, è per noi il vero paese delle meraviglie. La mostra Alice in Wonderland ci ha dato la possibilità di fare che cosa? Di rendere un allestimento che fa parte del nostro mestiere, invece un momento per intervenire sulla mostra. È una sorta di racconto nel racconto. Il viaggio nel meraviglioso mondo di Alice ci riporta ad una gita in barca, quando è iniziato tutto, e quindi tutte le vicende legate alla realizzazione di questo libro, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, ad opera di Lewis Carroll nel 1865. Nel Novecento il primo movimento artistico che si confronta con i libri di Lewis Carroll è il surrealismo, condividendo la fascinazione per l'arcano, l'inatteso e il sogno. E poi scopriamo anche un'altra grande passione di Dodgson, la fotografia. Dal 1856 acquista una macchina fotografica, una delle prime che possiamo vedere anche in queste sale, e scatta più di 3.000 fotografie di bambini, tra cui ovviamente di Alice Liddell e di altri personaggi importanti, anche molti artisti del periodo pre-raffaellita con cui instaura stretti legami, come possiamo vedere in queste opere. Anche negli anni 60 molti artisti vennero influenzati dalla lettura di Carroll, soprattutto nell'ottica di una rilettura del viaggio sotterraneo di Alice in chiave psichedelica. Alice per noi è una ragazzina, soprattutto infine una donna, che con la sua curiosità e il suo coraggio affronta una serie di difficoltà, è piena di dubbi, di incertezze, ma il suo passo è sempre avanti. E questa è quindi la caratteristica che ci entusiasma di più. Virginia Woolf affermava che i libri di Carroll non sono libri per bambini, ma sono libri in cui noi diventiamo bambini. E questa è una delle possibili letture del grande successo dei libri di Carroll e della ragione per cui moltissimi artisti si sono confrontati con Alice. Come lo stregatto appare e scompare, così le citazioni di Alice sono più o meno dichiarate nel percorso artistico della mostra, ma molte altre se ne potrebbero trovare. Dipende molto dagli occhi di chi guarda. Ma questa è un'altra storia.